pochi giorni dalla gara col Sud Tirol, la prima vera cattiva notizia per Guido Ugolotti è il nuovo stop per Mirko Spighi. Il centrocampista arrivato nella finestra di gennaio si è fermato ieri pomeriggio durante la prima partitella nella quale il tecnico lo aveva schierato mezzala nel modulo col tridente, che potrebbe essere una variante a disposizione del neotecnico del Teramo. L'infortunio, anche se solamente gli esami ne valuteranno la reale entità, priverà quasi certamente Ugolotti di una pedina a centrocampo nel match interno di domenica pomeriggio. Una partita da non fallire dopo il rovescio di Fano di lunedì sera e che apre un trittico per i colori biancorossi da cui passeranno buona parte delle prospettive future. Perché dopo gli altoatesini del bomber Ettore Gliozzi, finora 9 centri in campionato, il diavolo se la dovrà vedere col pordenone del grande ex Danilo Bulevardi nel recupero di mercoledì, prima della trasferta di Padova di settimana prossima. Chiaro che nessuno, Ugolotti in primis, vuole fare delle tabelle di marcia, ma è altrettanto vero che il Teramo deve necessariamente dare uno scossone immediato ad una classifica preoccupante e sfruttare il match di recupero per cercare di uscire dalle sabbie mobili della zona calda, cercando di staccare proprio il Fano che inizia a farsi preoccupante alle spalle. Come detto, doppia variante per il Teramo, almeno nelle intenzioni e nelle prove in allenamento. Il 4-3-3 con Sansovini unica punta e che è stato affiancato da due ali veloci come Petrella e Di Paolo Antonio, quest'ultimo leggermente adattato. Sembra questo il sistema privilegiato, come aveva ammesso lo stesso Ugolotti nella conferenza stampa di presentazione, specie per la struttura a 4 della difesa. Ma sempre nella giornata di ieri, il tecnico ha provato anche il 3-5-2, inserendo Caidi con Camilleri e Speranza dietro e dando spazio a Barbuti e lo stesso Di Paolo Antonio in avanti. Insomma, il numero 7, almeno nelle gerarchie offensive, sembra essere praticamente inamovibile. Intanto, sul fronte direttore sportivo, per il momento i tempi si allungano col presidente Campitelli, che sembra volerci riflettere un po' su, prima di gettarsi in un'altra avventura, viste come sono finite le prime due. I nomi sul piatto non sono tantissimi, per questo il tempo sembra essere il principale alleato della dirigenza biancorossa in vista della stagione che verrà. Prima la salvezza, e non sarà affatto semplice, e poi si penserà alla costruzione della rosa futura.